Proprio in quel luogo tristemente noto in tutto il mondo, ho voluto sostare prima di far ritorno a Roma. Nel campo di Auschwitz-Birkenau, come in altri simili campi, Hitler fece sterminare oltre 6 milioni di ebrei. Ad Auschwitz-Birkenau solo morirono anche circa 150.000 polacchi e decine di migliaia di uomini e donne di altre nazionalità. Di fronte all'orrore di Auschwitz non c'è altra risposta che la croce di Cristo, l'amore sceso fino in fondo all'abisso del male, per salvare l'uomo alla radice dove la sua libertà può ribellarsi a Dio. Non dimentichi l'odierna umanità Auschwitz e le altre fabbriche di morte nelle quali il regime nazista ha tentato di eliminare Dio per prendere il suo posto. Non ceda alla tentazione dell'odio razziale che è all'origine delle peggiori forme di antisemitismo. Tornino gli uomini a riconoscere che Dio è padre di tutti e tutti ci chiama in Cristo a costruire insieme un mondo di giustizia, di verità e di pace. Questo vogliamo chiedere al Signore per intercessione di Maria, che quest'oggi, concludendo il mese di maggio, contempliamo solerte e amorevole nel visitare la sua anziana parente Elisabetta.